senatore Movimento 5 Stelle, in diretta con Mentana. Allora, siamo in attesa della... Siamo in attesa dell'inizio del comizio. Allora, dicevamo... Non è un comizio, è un incontro con i nostri cittadini. Questo è il popolo del Movimento 5 Stelle. Sono i cittadini che hanno cambiato la storia di questo paese. Giorno 27 novembre sarà ricordato come il giorno dei cittadini, il giorno del Movimento 5 Stelle, il giorno in cui in pochi mesi i cittadini entrati in Parlamento hanno cambiato la storia di questo paese. Quello che i partiti in 20 anni non hanno voluto fare, noi siamo riusciti a farlo in pochi mesi. Appunto, rivendicate tra gli altri successi quello di aver mandato a casa Silvio Berlusconi. Di aver reso il nostro paese un paese normale, almeno per un giorno, un paese nel quale la legge è uguale per tutti. Senta, adesso si passa, liberato dalla presenza di Berlusconi, c'è una fase propositiva, si dice appunto i 5 Stelle in Parlamento devono riuscire a fare un passo ulteriore in avanti, a fare le cose che servono al paese. Noi dobbiamo stare attenti a non equivocare. Noi abbiamo applicato la legge a Berlusconi trattandolo come un cittadino come tutti gli altri, ma il berlusconismo non è finito, è ancora là, ce lo ricordano la maggior parte delle televisioni private che sono nelle mani di un cittadino pregiudicato, e non è possibile in un paese normale tutto questo. Questo è un problema che noi dobbiamo affrontare rapidamente o la nostra democrazia affonderà nel fango, purtroppo. Senta, invece, per quanto riguarda, dicevamo appunto, il programma qui della manifestazione, innanzitutto Assange, un collegamento in streaming, un videomessaggio, di che si tratta? Avete registrato quando siete andati con i parlamentari lì a Londra? Questa è una sorpresa, non posso rovinare la sorpresa a chi l'ha organizzata, perdonatemi. Io posso dire che ho trovato con grande piacere Paul Connett, che è un grande amico, un amico del Movimento, uno con cui ho iniziato la mia attività nel 2006 nel Movimento. Presentiamolo, perché Paul Connett è l'esperto di rifiuti zero. Lo conoscono tutti nel Movimento perché ha girato d'Italia battendosi contro l'incenerimento e per far diventare i rifiuti da un problema una risorsa. Noi in Sicilia abbiamo iniziato così, abbiamo battuto la mafia che voleva bruciare i rifiuti, grazie anche a Paul Connett. Lui è venuto dagli Stati Uniti, l'ho trovato in albergo ancora un po' sfasato dal jet lag, sarà sul palco con Beppe, è un grande risultato. Cosa dice oggi Beppe dal palco? Saprete ascoltandolo. Direttore. Allora, sarebbe interessante sapere da Gianrusso se è già alle viste, non so se lui mi può sentire. So che c'è un po' di jet lag anche per noi, cioè c'è un ritardo nella trasmissione satellitare dell'audio. Allora, quello che volevo sapere è se questa notizia di ieri, l'altro, della Corte dei Conti che riapre il discorso sul finanziamento dei partiti, rimborsi elettorali, è una battaglia che cavalcherete, come sembra di vedere già dal blog di Grillo. Sì, appunto, il direttore dice il pronunciamento della Corte dei Conti di ieri è stato rilanciato anche dal blog di Grillo, è una vostra battaglia, la cavalcherete? Assolutamente sì, è un segnale molto importante, ancora non si è pronunciata la Corte dei Conti, ma un passaggio importantissimo è stato fatto, il procuratore presso la Corte dei Conti del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno violato il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti. In buona parola, in buona sostanza, ha detto che quelle norme contrastano col referendum, sono illegittime. Se la Corte lo apprezzerà, come noi speriamo, queste norme verranno mandate alla Corte Costituzionale e là potrebbero essere cancellate. Sarebbe una grande vittoria. E io dico, anche questo, senza il Movimento 5 Stelle, sarebbe difficilmente avvenuto, è un passaggio importante. Noi abbiamo incontrato i magistrati della Corte dei Conti e ci hanno detto che ogni volta che hanno provato a estendere il controllo alla politica, la politica gli ha tagliato le unghie, e noi abbiamo detto noi saremo con voi ad appoggiarvi sempre. E io penso che in questo paese nessun gruppo politico abbia mai detto ai magistrati della Corte dei Conti saremo con voi e vi appoggeremo, non l'hanno fatto mai perché sono sempre stati invisi alla politica. Bene, questo è cambiato grazie a questi cittadini che vedete qua. Senta, tra i risultati e comunque tra le battaglie che ci sono state e che però
hanno creato, una in particolare mi sembra, ha creato qualche problema all'interno del movimento, cioè quello sul reato di clandestinità. Lì dove stiamo? A che punto stiamo? Guardi, problemi non ne ha creato. Il movimento è una grande assemblea di cittadini che discutono, discutono tanto e animatamente. Io mi preoccupo dei posti come il PDL dove uno decide e gli altri eseguono, anche se negli ultimi tempi mi pare che non è andata più così e si è rotta di fatto. Quindi io dico che i cittadini devono discutere, devono accapigliarsi, devono avere idee e confrontarsi anche animatamente. Questa è la democrazia, quello che noi vogliamo. Senta, facevo quella domanda pure perché poi invece si va, e qui è il primo passo, diciamo, della campagna elettorale verso le europee, il voto per il Parlamento europeo. Certo. La vostra idea d'Europa? La nostra idea d'Europa è quella di un'Europa dei cittadini. Noi abbiamo un'Europa dei banchieri e un'Europa degli interessi forti. Questa Europa i cittadini non la vogliono. Vogliono sentirsi fratelli degli altri cittadini dell'Europa. E non hanno niente a che spartire con la grande finanza e i grandi poteri forti che stanno divorando e distruggendo il sogno di un'Europa unita. Appunto, in questo senso, dicevo, un'Europa dei cittadini, aperta a tutti i cittadini, anche a quelli che vengono che da bene, non fuori dall'Europa. I cittadini non stanno ribellando all'Europa, stanno diventando anti-europeisti perché hanno visto questa Europa fare solo gli interessi di alcuni poteri. Le banche, i grandi gruppi sì, finanziari, sacrificando i cittadini. Questo non deve avvenire. Noi andremo in Europa per fare sentire la voce dei cittadini, per far sì che i cittadini pesino nelle scelte europee, che non vengano sacrificati. Senta, si dice anche per gli altri partiti, come vi costituirete? Sarete un gruppo autonomo? Dove vi mettete in Europa voi? Noi saremo tanti in Europa, quindi avremo un gruppo sicuramente nostro. Va bene, direttore Michele Giarrusso, appunto, capogruppo. Grazie, direttore, capogruppo. In tutta per le elezioni ha combattuto una durissima...